Stadio Adriatico sold out, oltre 20.000 presenze, straordinaria partecipazione di pubblico per Zeman, non ci sono gerarchie, tra i pali la grande sostanziale novità, gioca Andrea Daniello, terzo portiere, 20 anni appena compiuti, in difesa rientra Capitan Brosco e poi davanti conferma per Cuppone, c'è dal primo minuto, torna Lescano, subito il Pescara in aggressione, in pressione continua sulle fasce, il cross di Raffià che ispira Cuppone, il colpo di testa di incrociare, nulla da fare per dal basso, Foggia schierato secondo i canoni del 3-5-2, è rientrato Frigeri a centrocampo per Cuppone, l'ottavo gol in questa stagione dopo neanche un minuto e mezzo, il Pescara dunque si porta avanti 1-0, guardate la giocata di grande pregio da parte di Raffià che è stato il migliore del Pescara, il colpo di testa di incrociare di Cuppone, l'ottavo gol in stagione, il terzo nei playoff, Cuppone che è stato confermato dopo la gara di andata dello Zaccheria, dicevamo 3-5-2, il Foggia con rientro di Frigerio a centrocampo, Bjarkason tutta fascia a destra, Garattoni comincia dalla panchina ma comincia ad impensierire il portiere Daniello, il Foggia con ci prova Ogunseye su cross di Costa, in precedenza ci aveva provato Bjarkason il suo destro largo e poi ancora la formazione ospite con Frigerio, c'è la deviazione di Cancellotti, è stata decisiva questa decisione, questa deviazione del numero 29 con il Foggia in costante proiezione offensiva, ma attenzione 40esimo minuto, calcio d'angolo, il colpo di testa di Brosco che timbra la traversa con Dalmasso che sembrava battuto, traversa clamorosa che va ad allentare la pressione continua del Foggia dopo il gol del vantaggio di Cuppone, sempre 1-0, poi nel secondo tempo comincia benissimo il Foggia, male il Pescara, colpo di tacco di Frigerio, il riflesso di Daniello che si fa trovare pronto, preparato su cross basso di Ogunseye, ci prova dunque Frigerio, 7 gol, 2 nei playoff classe 2001 scuola Milan, poi ancora Ogunseye da posizione più che privilegiata, tiro centrale in due tempi, Daniello ripetiamo classe 2003, continua ad attaccare il Foggia sulla fascia, il cross, il tentativo operato da Garattoni, il pallone che colpisce l'esterno della rete, anzi si trattava di Leo e il pallone appunto che colpisce l'esterno della rete, tra l'altro Garattoni entrerà nel corso della ripresa e lo vediamo proprio in questa azione, lo vediamo all'opera con una clamorosa opportunità, occhi negli occhi, faccia a faccia con il portiere Plizzari, con il portiere Daniello scusate, il destro largo, poi 69esimo c'è il gol di Merola imbeccato da Delle Monache che era entrato in corso d'opera anche egli, ma la rete verrà annullata, ci sarà il check da parte del VAR, al VAR c'è Banti di Livorno, purtroppo il gol viene annullato ma il fuorigioco davvero di pochissimi centimetri di Merola imbeccato, ispirato nella circostanza da Marco Delle Monache che è entrato molto bene in partita, ha fatto registrare un buon impatto, il classe 2005, 7 gol in questo caso campionato, dunque revisione al VAR, fuorigioco di centimetri, si rimane sull'1-0 in favore del Pescara, ci sono delle sostituzioni, entra anche De Sogus al posto di Merola, in precedenza c'erano stati altri avvicendamenti, era entrato anche Vergani come anche Delle Monache, siamo al 97esimo, attenzione, attacca il Foggia in pieno recupero, il cross, il colpo di testa, la sponda di Ogunseye e Rizzo che va da all'altezza dell'area piccola, Brosco 97esimo, il gol di Rizzo che va a gelare i 20.000 presenti all'Adriatico, Giovanni Cornacchia 97esimo, il pareggio del Foggia all'ultimo respiro dopo che aveva gestito malissimo l'ultimo possesso palla praticamente nella metà campo avversaria, il Pescara aveva regalato la rimessa dal fondo, c'è stata l'ennesima sostituzione, Markic in campo, ha guadagnato altri 30 secondi il Foggia con questa sostituzione e poi il gol che abbiamo visto di Rizzo, siamo quindi al 97esimo minuto nel corso di questa partita, ora i tempi supplementari che si aprono così con la grande giocata di Raffià,
Raffià che ispira magistralmente De Sogus. De Sogus che mette a sedere, se non vado errato, Leo, e poi riesce ad infilare di giustezza con calma olimpica il portiere del Foggia Dalmasso, un gol di inestimabile valore. Tutto questo al 96esimo, al sesto minuto del primo tempo supplementare, la giocata regale di Raffià, e poi il gran gol, dobbiamo dire, di Jacopo De Sogus. Rivediamo ancora una volta l'esterno raffinato, e poi De Sogus che con una finta va a disorientare proprio il numero 21 Leo, e indirizza imparabilmente alle spalle del portiere Dalmasso. Siamo al 114esimo minuto, il calcio d'angolo di Peralta battuto molto bene, ma l'ennesimo gol subito su calcio da fermo, questa volta è Markic entrato proprio all'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Markic, bosniaco, classe 1990, difensore centrale ex viterbese, va ad anticipare proprio Vergani all'altezza del primo palo, nulla da fare per Andrea Daniello. Dunque 2-2 ai tempi supplementari, e finisce qui la partita con la lotteria dei calci di rigore, la partita infinita. C'è subito un errore da parte della squadra foggiana, la traversa colpita da Garattoni, con il portiere Daniello che era andato giù, aveva battezzato il pallone sulla sua destra, poi l'errore di Cancellotti, e quindi si continua con la grande sofferenza sugli spalti. Il sinistro di Ogunseye, anch'egli sbaglia, l'italo nigeriano Roberto Ogunseye, classe 1995, quest'anno 14 gol, 11 in campionato e 3 in Coppa Italia. Il destro di Aloi che viene neutralizzato dal portiere Dalmasso, e quindi si va ad oltranza. C'è il destro di Rutiens che era entrato anche lì in corso d'opera, lo spagnolo Rutiens, il gol del 5-6 per la formazione rossonera sul punto di battuta. Jacopo De Sogus, il tiro fuori. Grande delusione tra i 20.000 presenti, tra gli oltre 20.000 presenti allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Finisce 6-5 dopo i calci di rigore. Il Foggia in finale affronterà il Lecco, che sorprendentemente ha battuto il Cesena. L'abbraccio tra il maestro e l'allievo, Zeman e Rossi. Naturalmente piangono i giocatori del Pescara e invece esultano quelli del Foggia. Il Foggia in finale.